Alex Catania, presidente dell'Alfa Sport di Catania, una società sportiva che insomma segue da vicino tanti bambini, una scuola calcio affermata con tanti obiettivi probabilmente. Beh sì, tanti obiettivi, però ce n'è sempre uno principale, cioè la salute fisica e psicologica dei nostri piccolini, perché la scuola calcio è importante, ma non per il calcio, ma per un'attività che serve per loro per crescere maturi, diventare uomini sani e sviluppati sia a livello mentale che coordinativo. Chiaramente tutto questo legato anche a un buon staff tecnico che insomma collabora con la vostra struttura. Beh sì, lo staff tecnico è importantissimo, perché se non mettiamo persone preparate a disposizione dei nostri ragazzi non serve a niente. Oltretutto abbiamo la fortuna di essere una Juventus Academy, quindi di avere questa preparazione fatta dalla Juventus nei nostri confronti, che prepara i tecnici, che poi ricordiamo sono più che tecnici, sono istruttori, quindi ci prepara soprattutto su questo, su come comportarci con i bambini, su quali atteggiamenti avere, quale disposizioni dare a livello comportamentale. Il calcio è una cosa che ci fanno seguire in livello secondario. Il legame con la Juventus serve anche un po', tra parentesi, come specchietto per le allodere per tanti ragazzi, no? Il sogno di diventare calciatori grazie anche alla collaborazione di una società importante come la Juventus. Sì, questo sicuramente, probabilmente da fuori può sembrare così. Cerchiamo sempre, quando arriva un nuovo iscritto, di dire la prima cosa che questo stemma che abbiamo fate bene non vuol dire andare in Serie A, ma è avere un lavoro di qualità nei confronti dei loro ragazzi. Quali sono le categorie che insomma fate all'interno della vostra struttura? Beh, partiamo dai piccoli amici, quindi dall'età dei 5 anni, arriviamo fino ai 16 con gli allievi a 5, giovanissimi a 5, giovanissimi a 11, esordienti, pulcini, appunto piccoli amici. Insomma, tantissima roba. E tante squadre, difficile infatti a volte organizzarsi, oggi oltretutto in questo torneo siamo venuti con tutte le squadre, perché facciamo giocare tutti e cerchiamo di dare spazio a chiunque venga a giocare da noi. Certo che venire in una struttura come quella di Torre del Grifo aiuta tantissimo anche per promozionare il calcio con questi ragazzini. Beh, è stimolante, speriamo che una società come il Calcio Catania la sfrutti sempre di più questa struttura, perché abbiamo un bacino d'utenza di bambini che giocano a pallone impressionante, quindi sviluppare un buon settore giovanile, delle buone scuole calcio anche attorno, e non solo il Calcio Catania, anche attorno al Calcio Catania, che lavorino in concomitanza con loro, è importante, perché il bacino è molto grande. Un sogno nel cassetto per Alex Catania, insomma promotore di questa importante scuola calcio. Allora, il mio sogno nel cassetto è cercare di creare delle società polivalenti, cioè dove i nostri ragazzi siano un po' stimolati stile Stati Uniti, America, dove possono provare vari sport, perché ripeto, il calcio è soltanto un veicolo per farli crescere, ma non esiste solo il calcio, quindi sarebbe molto bello avere degli impianti dove possono provare tutte le esperienze sportive possibili. Eccoci rientrati, è sempre molto bello, emozionante vedere i bambini giocare. Io credo che sia la cosa più bella l'emozione che provano questi bambini, soprattutto quando poi giocano in un campo, seppur in sintetico, di erba. Io te lo dico dall'altro lato, per un allenatore sono le soddisfazioni più belle che uno può ricevere. Tu che hai allenato i settori giovanili ne sei pienamente cosciente. Le più belle, perché i ragazzi ti ritornano tanto. Tanto. Allenerai quando smetterai di giocare a pallone? No, io ho già deciso di non allenare, ecco perché ancora rimango. Ma si era parlato di una tua possibile, insomma, figura di direttore sportivo, sì, al termine della tua carriera? Ci riallacciamo al discorso di Giara, era... Ah, vabbè, dai, non voglio creare... No, senza polemiche, ma quello mi piacerebbe farlo, aiutare le società... Insomma, l'esperienza c'è, Qualche giocatore, a cercare giocatori... Ma io ti ci vedo, te l'ho sempre detto, come che tu hai questa grande qualità. Ho già deciso, infatti ci sono stati vari corsi, non l'ho mai fatto. Volutamente preferisci casomai quella figura. Sportivo, mi piacerebbe. Benissimo. Salutiamo in postazione per parlare di calcio a 5 il nostro Alessio Patti. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera. Ben ritrovato. Ti vedo contento, anche se... Insomma, il Masca Lucia oggi in C1 ha perso, sì, anzi ieri ha perso. Brutta sconfitta contro la capolista. Irrimediabile?
rimediabile? Sì, sì, questo sicuramente. Dopotutto non, il Mascalucia non deve guardare a squadre come la Nissa, al momento non è quello l'obiettivo del presidente. Categoria tranquilla, nel senso che comunque non dovrebbero esserci problemi, insomma, di lottare per non retrocedere? Beh, il distacco dalla zona play-out è di soli 4 punti, ancora è presto per parlare. Ho capito. Allora, guardiamo subito i risultati, la classifica, poi vedremo anche e sentiremo soprattutto il commento di Alessio Patti. 18esima giornata, calcio a 5, categoria C1, che noi di penalty seguiamo in maniera diretta e precisa. A Rosolini, Arcobaleno Ispica, Futsal Peloro Messina 3-1. Azzurri Futsal Palermo, Gaetano Juventus Gaetano Scirea 6-3. Città di Leonforte, MM Futsal Club 4-4. Dilettantistica Regalbuto Ennese 5-1. Ad Augusta, Arbor Sporting Club Mabonat 4-2. A Mascalucia, Mascalucia Nissa Futsal 1-6. A Termine Merese, Rea Calcio Futsal Catania 5-3. A Termini Merese, Virtus Termini Progela 4-6. Tra l'altro questa vittoria ha permesso alla Nissa di continuare ad essere la leader indiscussa di questo girone di calcio a 5 interamente siciliano. Guardiamo la classifica al completo e poi dopo cercheremo anche di capire quali sono gli obiettivi a questo punto sia della Nissa ma soprattutto delle squadre catanesi. Nissa Futsal 41 punti, Arbor Sporting Club 39, Arcobaleno Ispica 38, Azzurri Futsal Palermo 36, Progela 35, MM Futsal Club 33 punti, Dilettantistica Regalbuto e Città di Leonforte 28, Juventus Gaetano Scirea 27, Mascalucia 26, Ennese 22 punti, Futsal Peloro 21, Mabonat 17, Real Calcio 8, Virtus Termini e Futsal Catania 6 punti. Certo che questa vittoria a Mascalucia è servita tantissimo alla Nissa per tenere a bada anche l'Arbor, no? Sì, se c'era una giornata per capire quanto la Nissa potesse lottare per il primo posto e aspirare alla Serie B era questa. Il Pala Wagner di Mascalucia è un campo di fuoco, è difficile passare, loro l'hanno fatto con un 6-1 che non lascia scampo a nessuna discussione. Forse il Mascalucia recrimina per un arbitraggio dubbio, ma quando si realizzano 4 tiri liberi su 4 concessi dal direttore di gara, poi si ha poco da dire ad un avversario nettamente superiore anche da un punto di vista del gioco. Di Marchese è l'unico sorriso mascalucese che dovrà sicuramente rifarsi nelle prossime partite. L'Arbor e l'Ispica inseguono entrambi con una vittoria, si avvicina alla vetta 6 punti solamente il distacco, il Progela che vince per 6-4 nel campo della Virtus Termini che rimane ultima in classifica. L'MM Futsal ora al sesto posto, sicuramente in un periodo molto difficile. Il 4-4 a Leonforte mette in dubbio tutte le certezze che accompagnavano la squadra puntese all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno si voleva fare un campionato di vertice, ora ci si ritrova addirittura a rischiare di non fare i play-out. In coda il Futsal Catania non riesce a dare continuità alla vittoria della scorsa settimana, perde contro la Real Calcio e perde contro diretto? Sì, per l'ultimo posto utile per i play-out. Al momento è proprio la Real Calcio con 8 punti che avrebbe questa possibilità. Questo per quanto riguarda il girone C siciliano, mentre per quanto riguarda le altre squadre siciliane di categoria anche superiore? Sì, partiamo con la partita che si è giocata al Palavolcan di Acireale. La squadra di casa ha ceduto ad una delle tre capoliste a pari punti a 34 in vetta alla classifica, e la Cascina Orte 3-5, il risultato finale. Praticamente al 18esimo del secondo tempo si stava ancora 3-2, poi l'1-2 della squadra ospite ha ucciso le ultime speranze di rimonta della Cireale, che comunque con Castro Giovanni, Pennisi ed Escobar ha dato vita, i tre marcatori, ha dato vita comunque ad una gara molto, una gara spettacolare. A Catania, a Librino, il Catania pareggia con Roma Torino per 2-2, Bidinotti e Da Silva sono i marcatori, ma il Catania sicuramente, se vuole salvarsi, deve vincerle queste gare.
L'Augusta invece, la nota stonata nella Sicilia della A2, un'altra sconfitta e la Serie B è sempre più vicina. Ecco, mi sorprende come l'Augusta, che è stata negli anni una delle società più importanti del futsal italiano, adesso tra crisi societaria, mancanza di fondi e probabilmente anche un disinnamoramento da parte del pubblico, sta scivolando sempre di più. Angelo? Ci sono stati gli anni belli dell'Augusta, io lo ricordo con piacere, e anche lì la crisi si è fatta sentire. Anche se perché c'era insomma, la voglia di mettersi in vista a grandi livelli con l'acquisto anche di giocatori stranieri hanno sicuramente segnato un'epoca, no? Sì, hanno avuto la sua storia, adesso le varie vicissitudini hanno fatto le crisi, insomma, le crisi anche globali di tutto il movimento. Era il fiore all'occhiello, diciamo, della Sicilia. Ci faceva piacere questa cosa, diciamolo pure. Sportivi anche. Era un po' lontano da noi del calcio, però ci faceva piacere. Sì, è sempre un piacere. È una squadra che milita in Serie A di calcetto a buon livelli. Certo. Ma a Bronte, calcio a 5, niente? A Bronte c'è stato un periodo che c'è da... Il calcio a 5 anche a buoni livelli, è tenuto da Riccardo Saitta, che in pratica è un po' il tutto in questo momento da un po' di anni del calcio a Bronte, perché ha un grande settore giovanile, è stato allenatore del Bronte negli anni precedenti, quando sono partiti dalla terza categoria e sono arrivati fino alla prima categoria, e anche il calcio a 5 ha avuto un po' di storia a Bronte, poi si è un po' perso. Ma è un calcio che onestamente non ho seguito mai da vicino, che reputo sia un calcio diverso. Sì, cioè, notevolmente calcio diverso. Intensità, forza anche tecnica, però abbinata anche a grande tecnica, grande velocità, qualità fisica. Grande velocità del breve, tutti i giocatori molto bassi come baricentro, quindi certo, sono più avvantaggiati. Breve. Noi magari ci proviamo, ma i risultati sono quelli che sono. A Bronte ci si dovrebbe provare a fare una cosa del genere. Hai fatto riferimento prima, mister, al discorso dei giocatori locali. Sì. A calcio a 5 tuttora la Nissa Futsal la vediamo prima in classifica, fatta eccezione per Graef, la maggior parte, Graef il brasiliano, tripletta su tiro libero a Masca Lucia. Tutti i giocatori della zona di Caltanissetta. Meglio così, no? Fa la differenza così. Noi abbiamo questo grande bacino che sono tutti i ragazzi di Bronte. Questa scuola calcio, partono dalla scuola calcio, sono 150 ragazzini, poi c'è tutto il settore giovanile, dagli esordienti fino alla prima squadra. Quest'anno anche la Juniores, che è stata data per continuità e per far crescere questo progetto proprio allo stesso allenatore della prima squadra. Bene, quindi io bene. Faccio due squadre, faccio la Juniores, faccio la prima squadra. Hai messo una canadese? Ho messo rimani quasi una tenda e sette giorni e c'è mia moglie che è molto contenta. Benissimo, allora noi siamo in chiusura della nostra puntata, intanto salutiamo il nostro Alessio, come al solito puntuale e preciso con il suo commento tecnico dedicato al calcio a 5, con lui chiaramente ci rivedremo la settimana prossima. Sì, una buona settimana a tutti i telespettatori e un invito a domenica prossima. Perfetto, e salutiamo i nostri ospiti, siamo in chiusura, Angelo che è ritornato ancora una volta a scommettersi con il campo, con la terra del campo, non insomma dietro una scrivania, una nuova esperienza ad AC Catena che credo che comunque vada sarà un successo. Sì, sicuramente, già è un successo essere lì ogni settimana ed allenarsi, secondo me il successo già è quello. Certo. Poi quello che viene in campo ce lo prendiamo. Però un pensierino nei playoff ce l'ha. Abbiamo la giusta esperienza per... Vabbè, chiaro, ci mancherebbe. Però un pensierino nei playoff lo state facendo, ne sono pienamente convinto. E un pensierino per tirarsi prima possibile dalla zona play out lo sta facendo anche Ignazio Orefice di Bronte. Il nostro pensiero è quello di fare una partita alla volta. Benissimo. Una partita alla tutto volta. Tutto quello che viene. La prossima partita è quella più importante. Con chi giocate la settimana prossima? La prossima partita siamo a Gravina ed è uno scontro. Ai, grande però andiamo incontro. Là. Come tutte le partite. Certo, là. Ci mancherebbe. Per tre risultati andiamo a giocare e poi vediamo cosa. In bocca al lupo allora anche agli amici di Bronte. Grazie. Che seguono la nostra trasmissione da tanto tempo. A entrambi, vecchietti nel senso buono della parola, un in bocca al lupo e serenità anche per questo 2014. Grazie.
Grazie. Bene, allora possiamo a questo punto congedarci con il pubblico che segue la nostra trasmissione. Salutiamo Giulia Bonaccorsi. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Alla prossima settimana. Perfetto, noi ci rivedremo alle 19.30 domenica prossima con la nuova puntata di Penalty e vi voglio ricordare che se vi siete persi la puntata in diretta alle 19.30 saremo in replica anche alle 23 e in replica anche della mattinata di lunedì a partire dalle 8.30. A tutti, naturalmente, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.